Mister, benissimo, tra l'altro abbiamo aperto la diretta qui dall'Aquila con la notizia, credo piacevole anche e soprattutto per te, dell'arrivo di un attaccante, non sappiamo il nome, martedì pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. Se poi tu puoi svelarci il nome, insomma, ti offriamo un caffè in più. Vabbè. Ecco. Ma io non ne so nulla, proprio. Ma niente di niente. Straordinario, mister, davvero. No, straordinario, non lo so. No, no, nel senso che ci cioè, hai accennato al nome, pure, ma poi invece... Sarei pure curioso con questa occasione. Quindi per... non è condiviso dalla parte tecnica, visto assolutamente, sicuramente non lo voglio, quindi... Vabbè, andiamo oltre. No, parlando della partita anche in studio, no? si è detto, lo ha detto anche il direttore sportivo Sacchetti, dobbiamo andare a chiudere quelle partite che poi alla fine si possono complicare per... diversi aspetti, anche quello fisico. Sì, se vogliamo dire che noi abbiamo dominato questa squadra e tu hai creato 100 occasioni da gol, stando sempre nella loro metà campo, non soffrendo mai, ci potrebbe stare che uno dice però devi chiudere la partita, siccome questa è una partita che per me abbiamo giocato più che male, e quindi non sarebbe neanche stato giusto chiudere la partita in qualche contropiede, perché non ce lo saremmo meritati, visto che oggi secondo me ne abbiamo combinati tutti i colori per non vincere una partita che sulla carta avremmo potuto vincere in maniera diversa. Però mister, soprattutto per le mancanze offensive, per la poca lucidità nelle scelte o perché ha intravisto degli errori? Non ho capito quale mancanza. No, dico perché l'Aquila non ha fatto la scelta giusta in fase offensiva in determinati momenti, perché la giudichi negativa, ecco. Ma la giudico negativa perché abbiamo tirato quasi mai in porta. Le occasioni che abbiamo avuto erano in contropiede dopo il vantaggio. Tra l'altro, insomma, trovato in maniera un bel gol, Il nostro terzino che giocava a sinistra oggi, quindi con il piede invertito, ha seguito l'azione, ha fatto un gran gol, però un gol straordinario da un certo punto di vista, perché è stato fatto un terzino destro che giocava a sinistra. E comunque non voglio dire quello, voglio dire che la partita noi la dovevamo fare meglio sia nel primo tempo ma soprattutto nella ripresa, quando potevamo gestire il vantaggio e quindi insomma avere più forza nel cercare il secondo gol con giocando a calcio e non giocando a caso come abbiamo fatto, poi trovando situazioni pericolose a caso. Tra l'altro siamo stati anche abbastanza somari a non fare gol, e nel frattempo abbiamo rischiato in alcune situazioni di prendere gol perché ci scombinavamo, perché perdevamo delle palle assurde. E quindi ecco il discorso della tua domanda, vorrei tornare a lei. Una squadra non è che dice adesso devi chiudere questa partita devi fare meglio. Poi che la devi chiudere è relativo, però non devi correre dei rischi, voglio dire, se tu non la chiudi però non devi correre dei rischi, abbiamo corso noi. Mister, Giulio Dori subito in campo, abbiamo fortunatamente e finalmente visto anche Del Moro, e poi la posizione di Bellardinelli dall'altra parte. Come valuta questi esperimenti, non andando ovviamente a toccare il giudizio diretto sui tre calciatori? Ma lì sui terzini noi in questo momento, perlomeno con i giocatori insomma, che stavano giocando in questo momento, c'è un po' di calo fisico, di attenzione. Ed è stato anche per questo che abbiamo buttato dentro subito Giulio Dori, visto che in settimana ci aveva fatto notare che aveva delle qualità, seppur in ritardo per magari mille aspetti, perché non conosce la squadra, non conosce quello che vogliamo fare. Quindi. È stato insomma un rischio più o meno calcolato, poi nient'altro, là davanti avevamo in settimana qualche problema con Persiani, a fine settimana con Karim, e quindi era l'occasione secondo me non per fare provini o per fare valutazioni o per fare... Insomma, Del Moro da quando è venuto, seppur si è trovato in una situazione di parecchie over insomma, davanti a lui, ha sempre dimostrato di poter starci e di comportarsi in una maniera tale che aumentava la sua qualità del giocatore dentro il campo. Mister, e prima, quindi l'ho fatto giocare per quello. Sì, mister, prima con Enrico Giancarli si analizzava anche non solo la presenza oramai continua e costante di Alessandretti, ma anche, no, questo suo modo
di giocare andando sempre in anticipo. È questo forse il segno distintivo della gestione Cappellacci, la presenza di un giocatore che veniva da un campionato inferiore, cioè l'Eccellenza, ma che ha dimostrato subito di poterci stare in gruppo e stare ovviamente anche titolare. Vabbè, cioè lui comunque è stato, era un giocatore dell'Aquila, quindi non, cioè, è che, cioè, sicuramente se l'hanno preso è perché ci stava. Io inizialmente, visto che so alla fine che durante le partite mi verrà a trovare spesso, alla squadra si verrà spesso a trovare con parecchio campo da proteggere, la prima cosa che mi è venuta in mente anche durante la prima settimana, dove poi comunque insomma, più o meno ho tenuto la squadra che era quella, insomma, che utilizzava più o meno Epifani, quindi io ho dato un'occhiata e poi ho pensato alcune cose, ecco, il discorso perché io poi mi dimentico i nomi, che sono giocatori miei, di Giovanni, Alessandretti, okay. Perché lo chiamo in diversi nomi, comunque sì, basta che ragazzo, gioca bene, mister, ragazzo, poi si può chiamare, insomma, è un ragazzo positivo che ha un buon recupero nonostante a buoni centimetri, e quindi è una scelta, questo non significa nulla, il mister ci ha visto bene. No, lascia perdere, cioè, non è che si può paragonare adesso lui perché ha fatto 3-4 partite interregionali, si può paragonare a Cassese come giocatore. In questo momento ho bisogno più della tipologia di giocatore in questa maniera, e quindi è così, insomma, senza esaltare nelle scelte assolutamente neanche i giocatori, perché devono comunque sempre poi migliorare e fare bene.